Allora, oggi si torna in ufficio, finita la pacchia, finito lo smart working. Questi 3 giorni sono stati molto belli, svegliarsi un pochino più tardi, fare le cose con calma. Però ora si torna alla vita normale, solo per oggi perché domani sono in smart. Bellissima giornata, vedendo qua un sole fotonico, neanche una nuvola. E io ho paura che questo sia sintomo di caldo, è arrivata l'estate del tutto. Perché a me piacciono 25-30 gradi, non mi piacciono 40-50, quindi insomma. Vabbè ragazzi, comunque noi non ci scoraggiamo. Oggi al lavoro cos'è che devo fare? A pranzo mi piacerebbe andare a mangiare la pizza, come mi sa ho detto ieri nel vlog, una pizzetta. Colazione mi sono mangiato una buonissima brioche alla marmellata, no, alla pesca, sì. No, scusa, all'albicocca, una buonissima brioche all'albicocca. Niente frutta, stavolta l'ho finita oggi al lavoro. Vedo di sgrafignare una mela. Che bella questa macchina. Così adesso come al solito orco can, non ho il cavetto dell'iPhone qua, ho dimenticato, mannaggia. Forse questo funziona, questo penso sì. Vabbè, ci proviamo. Arrivato al lavoro e sono le 8:25, quindi aspetto qualche minuto. Sono le 8:25, quindi aspetto qualche minuto in macchina prima di entrare, così insomma. Sapete, per i ragazzi, no? La macchina è un po' la bolla felice, il tuo habitat dove ti senti a tuo agio, e adesso voglio stare un pochino in macchina a riposare. Perché sono stanchino, stamattina non volevo proprio alzarmi. Ho rimandato la sveglia di tipo mezz'ora. Ma senza motivo particolare, comunque ieri sono andato a letto abbastanza presto, però insomma, se vi può stare qua, già meglio. Comunque devo pulirla sta macchina, spero che non piova più per un po', perché cioè, sono stufo della pioggia che piove, sabbia, sporca tutto, cioè anche no. Praticamente la pizza, tonno, cipolla e salamino piccante, giusto perché devo portare avanti la mia tesi che voglio provarle tutte. Anche detto questo spero mi sentiate, perché c'è il vento che con questo caldo è piacevole, però non per il video. Comunque tonno, cipolla, salamino piccante, molto buona, Coca-Cola zero. Adesso sono riuscito a finire dei codici molto importanti per il lavoro, quindi molto soddisfatto. E questo pomeriggio vorrei andare, se riesco, a farmi un po' di palestra più seria di quella che ho fatto ieri, perché ieri ho fatto solo metti 40 minuti tirati e quindi non ho fatto nulla di che. E basta, oggi è tornato mio fratello a casa, Verona, quindi in questi giorni ci sarà lui. Domani vado a prendere in aeroporto il mio amico tedesco e facciamo qualche giorno assieme. Abbiamo già dei piani, dei posti da vedere, delle cose da visitare. Devo capire se voglio fare il vlog in italiano e lui non capisce, o in inglese e forse non tutti parlano un po' di inglese, dai, però forse qualcuno tra di voi farà fatica. Quindi devo capire un po' questo, se includerlo o meno. Magari gli chiedo se vuole essere nel video, perché se non vuole esserci, a sto punto faccio in italiano e è morta lì. Dai ragazzi, allora ci aggiorniamo dopo. Buongiorno, lavoro finito. Sono le 5:40, sono rimasto un 10 minuti in più dentro un po' a parlare con il capo, a chiacchierare. E adesso torniamo a casa. Stasera mi hanno invitato a giocare a calciotto, quindi non sarò in veste di arbitro fortunatamente, ma ogni tanto tocca anche a me buttarmi nel campo, giocare, tirare la palla e quant'altro. Io purtroppo non ho mai avuto chissà quale talento in questo, cioè in America giocavo a calcio, ma ho fatto letteralmente 2 gol in tutta la mia carriera, perché ero la punta ed entrambe erano botte di fortuna incredibili, cose completamente meritate, ma in qualche modo l'ho portata a casa. E niente, quindi adesso torno a casa, sistemo un po', c'è mio fratello, mio amma, fratello che non vedo da 3 mesi perché appunto era in Africa, e
e domani arriva il mio amico tedesco. Stasera, adesso c'è calciotto, poi doccetta, poi probabilmente andrò al Porcellino, che ci dovrebbe essere una rock band. Vediamo un po' come la serata. E niente, adesso sto grondando, scaldando. Cioè è caldissimo, ragazzi, ci sono 31 gradi fuori, alla faccia dei 20 gradi di ieri sera che si stava da Dio. 31 gradi e questa macchina ha un pezzo che le manca. Vabbè, 31 gradi e dentro la macchina, cioè, fa effetto serra, quindi d'ora in poi mi devo ricordare di lasciare un peletto aperto, perché così fa circola un po' d'aria, sennò letteralmente si muore di caldo dentro la macchina. Ci saranno ben più di 31, ci saranno 50 per quanto mi riguarda, se non di più. Fatto sta, oggi a pranzo appunto mi sono mangiato la pizza, ho fatto tonno, cibolla e salmino piccante, però ho già detto prima effettivamente, quindi cosa ve lo ripeto, cosa ve lo ripeto a fare. Dopo, durante la partita, non so se riuscirò a filmare qualcosa, magari piazzo lì la videocamera un pochino, qualche minuto, ma nulla di impegnativo, ragazzi, giusto qualche clip, qualche intervistina, nulla di che. Che caldo, dai, ci vediamo dopo. Beh, ci siamo, ragazzi, andiamo a giocare a calcetto e non sono per niente pronto. Partita tra 10 minuti e ho fame, sono stanco di già e non sono per niente allenato. Vabbè. Mamma mia, ragazzi, il calcetto mi ha massacrato, calciotto anzi, massacrato. Ho delle vesciche incredibili ai piedi, non farò palestra per settimane, mi sa. Mamma mia, il cardio di 2 ore di partita cosa ti fa? Ragazzi, sono stanchissimo, mi fa male le spalle, mi fa male le gambe, cioè dilaniato. E adesso mi sto facendo un hamburgerino. Mamma mia, devo imparare a usarlo. Mi sto facendo un hamburgerino di scottona. E poi mi mangiavo i pezzi di pane, delle tegoline, un po' di formaggio. E sono. Sono le 11. Ti ammazzo. Comunque, ecco ragazzi, giornata molto intensa, molto strong. La sera questo sport ci sta, mi tengo attivo, ma poi mi fa ridere perché oggi a calcetto, tipo, giochi lì con la maraglia e quant'altro, poi ti guardi attorno, io sono nel 96, no? Cioè, ragazzi, erano 2003, 2004, 2002, cioè, e correvano come dei forsennati. Io ci ho provato a starci dietro e fortunatamente in qualche modo ci riesco anche, ma mamma mia, io sono morto, gli altri andranno a far serata, io sono morto, mi devo tenere per domani che arriva Alex, mio amico tedesco. Basta, io adesso non so, sono indeciso se bevermi l'acqua o festeggiare un po'. Mi bevo un tè freddo, magari ci sarebbe un po' di zuccheri nel corpo, però fa male e l'acqua fa bene. Acquetta. Soliti discorsi, ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate, attivate la campanella, numerosi, supportatemi. Io faccio tutti i giorni oramai da 2 mesi, quindi mi fa molto piacere se mi fate sentire amato. A domani.